Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e sono qui per l'inizio di un nuovo format che spero vi piacerà molto, ovvero chi schiererà al fantacalcio. Ebbene sì, ho deciso di portarvi ogni venerdì, spero di farcela, magari qualche volta mi potrebbe sostituire anche Ricky, i miei consigli per il fantacalcio. Vi porterò tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti che se avete in rosa vi consiglio assolutamente di provare a mettere. Non vi consiglio un portiere anche perché di solito al fantacalcio si prende un portiere titolare, poi sostituti al massimo due portieri titolari, ma quello ve lo potete vedere anche un pochino da voi. Mentre per i difensori, centrocampisti e attaccanti, spero per voi abbiate delle scelte da fare, non che siate obbligati a mettere dei giocatori che metterete solo perché sono titolari, perché gli altri non giocano. Spero che abbiate un pochino più di titolari di quanti andate a mettere in campo. Quindi partiamo con i difensori. Ok, il primo difensore che vi consiglio è De Silvestri del Torino. Perché De Silvestri? Perché ha preso appena il posto di Zappacosta che è andato al Chelsea, che ha dimostrato anche con l'Italia di valere quei 20-25 milioni quanto è stato pagato. De Silvestri adesso vuole riscattarsi, vuole far vedere di non essere meno di Zappacosta e quindi secondo me potrà giocare bene, ha già fatto vedere buone cose nella scorsa partita. In questa, in casa del Benevento, potrebbe fare ancora meglio. Secondo difensore è Alessandro ovviamente della Juve, che giocherà contro il Chievo nell'anticipo di sabato alle 6, e secondo me Alessandro è nel suo anno, sarà veramente il suo anno. Lo dico perché non perché l'anno scorso abbia giocato male, anzi ha giocato benissimo, ma quest'anno potrebbe giocare ancora di più. Ancora non ha fatto vedere né in precampionato né nelle prime partite ufficiali della Juventus di cosa è capace di fare, il suo vero valore. Secondo me contro il Chievo si scatenerà. Mentre l'ultimo difensore che vi consiglio non è sicuro titolare, non è al 100% titolare, diciamo un 60%, ed è Dalbert, che andrebbe a prendere il posto di Nagatomo come terzino sinistro nell'Inter. Ragazzi, Dalbert è tutta un'altra storia rispetto a Nagatomo. Forse a livello difensivo non è tanto meglio, però a livello offensivo è veramente un bel terzino. Quindi io ve lo consiglio perché potrebbe dare una spinta in più su quella fascia, che sarebbe veramente un'ottima fascia, perché avrebbe davanti a sé Perisic, mentre sull'altra fascia, con l'infortunio di Cancelo, D'Ambrosio Candreva secondo me sarebbe un pochino meno utilizzata nella partita in casa dell'Inter contro la Spal. Quindi secondo me la maggior parte delle azioni avverranno sulla fascia sinistra e Dalbert è da mettere in campo. Passiamo al centrocampo, dove ho tre nomi che non sono al 100% sicuri di partire titolari, però secondo me sono da schierare. Il primo è João Pedro che gioca nel Cagliari, che gioca in casa con il Crotone, quindi una partita dall'aspetto abbastanza semplice. L'unico giocatore, João Pedro, del Cagliari che continua a segnare, nonostante Cagliari abbia iniziato neanche tanto male, alla fine ha avuto due match difficili, potrebbe riscattarsi contro il Crotone. João Pedro, secondo me, è l'uomo di punta di questo Cagliari e perché non metterlo in campo, nonostante abbia avuto un piccolo infortunio contro il Milan, si dovrebbe essere ripreso, non al 100%, ma diciamo all'80-90% sarà in campo, quindi se lo avete in rosa, mettetelo in campo. Il secondo centrocampista è probabilmente il centrocampista che avete pagato di più se lo avete in rosa, è Marek Hamsik. Perché vi dico di mettere Marek Hamsik? Non è nemmeno al 100% sicuro di partire titolare, visto che c'è la sfida in Champions infrasettimanale della prossima settimana. Quindi Napoli potrebbe fare un po' di turnover, potrebbe mettere Rog, Sarri o Zielinski, insomma, chi è al posto suo. Però Hamsik, secondo me, se sarà in campo, ma secondo me sarà in campo, farà una grandissima partita perché si deve riscattare ancora a secco in questo inizio di campionato, anche nel precampionato, non ha ancora segnato. Secondo me Hamsik, questa è la partita giusta, anche perché l'ultimo contro il Bologna ha fatto una tripletta, quindi io ci darei un bell'occhio. L'ultimo mio consiglio per il centrocampo è in realtà un ballottaggio ed è tra Cristante e Freuler. Probabilmente solo uno di loro due sarà in campo, anche se potremo vedere entrambi partire titolari nell'Atalanta, che giocherà in casa contro il Sassuolo, che finora non ha segnato, ha subito 3 gol. L'Atalanta è sì ultima, cioè tra le ultime in campionato a 0 punti, però ha avuto anche due partite difficili. Napoli e Milan non sono certo le ultime arrivate, quindi col Sassuolo potrebbero arrivare i primi 3 punti. E dal centrocampo potrebbero arrivare i gol, non solo dall'attacco, perché il Papu e Petagna potrebbero segnare, Ilicic, che è il trequartista che gioca dietro le due punte, potrebbe segnare, ma secondo me il gol almeno da uno dei tre centrocampisti arriverà. E quindi perché vi dico Cristante soprattutto, ma anche Freuler, perché sono i due centrocampisti tra i tre che giocheranno con più qualità offensive. Quindi secondo me uno di loro due segnerà, se ne sarà solo uno in campo segnerà quello che sarà in campo, se saranno tutti e due
chi lo sa, però se avete uno di loro due io vi consiglio di metterlo. Passiamo infine al reparto più interessante, ovvero il reparto offensivo, dove ci sono tre grandi nomi. Vi devo dire che questa settimana è stata abbastanza, tra virgolette, semplice decidere, perché ci sono tre sfide che sono abbastanza alla portata delle tre, per il momento, squadre più in forma del campionato, ovvero Inter, Juve e Napoli. Infatti, per quanto riguarda l'Inter, io vi consiglio chi non altro se Maurizio Icardi. Maurizio Icardi che sembra implacabile, ha una serie di gol incredibile, in casa con la SPAL potrebbe ritrovare di nuovo il gol, quindi non ho da aggiungere altro. Se lo avete Icardi, mettetelo assolutamente. Il secondo del Napoli è Dries Mertens, che anche lui, sempre per il fattore turnover per quanto riguarda il turno di Champions che ci sarà settimana prossima, potrebbe non partire titolare, potrebbe partire Milik, ma secondo me mister Sarri Mertens lo mette, al massimo leva uno degli esterni, ma Mertens è difficile che lo tenga in panchina. Quindi Dries Mertens per me, se è in campo, segna, ragazzi, segna, perché nelle ultime tre partite contro il Bologna, pensate bene, ha fatto due triplette, quindi potrebbe arrivare alla terza tripletta in quattro partite. Spero per i napoletani di sì, spero per Mertens di sì, spero per chi ha Mertens al fantacalcio di sì. Mentre l'ultimo mio consiglio di oggi è Gonzalo Higuaín, ovviamente nella Juve, che gioca, ve lo ricordo, domani alle 18 contro il Chievo. Lui è il più indicato a segnare, a entrare nel tabellino dei marcatori, perché ancora, diciamo, è rimasto indietro rispetto a Dybala, che ha segnato già 4 reti. Higuaín ne ha solo uno in campionato e secondo me potrebbe riscattarsi con un bel gol, perché no 2, magari anche 3, non lo so. Il Chievo comunque è una squadra abbastanza difensiva, quindi si sa difendere bene, però comunque Higuaín sa anche come aggirare la difesa e come andare a segnare qualche gol, quindi secondo me Higuaín andrà a segno nella sfida contro il Chievo. Bene, questi erano i miei consigli, i miei 9 consigli. Metto le mani avanti, questo video l'ho registrato giovedì sera, giovedì pomeriggio, quindi se c'è stato qualche infortunio, qualche cambio di modulo eccetera, purtroppo non lo so, quindi magari andate a controllare fino alla fine, fino a che non scadono quei minuti prima della prima partita, che siete ancora in tempo per cambiare formazione, andate a controllare tutti i titolari, perché questo è una cosa che va fatta. Inoltre, se volete vedere che continui questa serie, quindi se vi piace lasciatelo un bel mi piace, arriviamo a 200 mi piace per ritrovare questa serie settimana prossima con dei nuovi consigli. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare dal secondo canale, breve inizieranno anche le live sul secondo canale, lasciateci un po' di tempo per organizzare un po' tutte le cose e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.